trovati a voi tutti, eccoci ad un nuovo appuntamento della rubrica Insieme Oltre 2000, dedicata quest'oggi all'Unità Sibelluno Feltre. Saluto subito gli ospiti che sono venuti a trovarci. Ritroviamo con piacere la Presidente Giuliana Sebastianelli, ben trovata Presidente. Salve a tutti. Accompagnata da Don Vito De Vido, che è l'assistente spirituale dell'Unità Sibelluno Feltre, parroco di Canale d'Agordo. Ben trovato Don Vito. Grazie, grazie a voi. Grazie per essere qui con noi. Partiamo da Don Vito. Direi è un vero piacere averla con noi, Don Vito. Sappiamo purtroppo l'incidente, no, che ha avuto un po' di tempo fa, e quindi è davvero bello essere di nuovo in sua compagnia. Partiamo da qui, infatti, da lei, perché all'orizzonte c'è l'appuntamento con il 50° pellegrinaggio a Lourdes, che sappiamo essere uno dei momenti più importanti, no, per l'Unità Alsi. Sì, certamente è il biglietto da visita e anche quello di identità dell'Unità Alsi, perché porta già in sé nella sigla il trasporto ammalati a Lourdes e santuari internazionali, e quindi per noi è importante questo appuntamento che ci vede per la 50ª volta come Unità Alsi e come diocesi a Lourdes. Infatti quest'anno a maggior ragione, no? Si carica di significato. Sì, intanto è una ripresa delle attività normali, perché con il Covid qualcosa si era riuscito a fare, ma poi per i motivi, ecco, che ben sappiamo, avevamo sospeso, quindi abbiamo saltato un paio di edizioni o le abbiamo fatte in maniera molto molto ristretta, e quindi adesso è proprio una ripresa, diciamo, in pieno e ufficiale, e che invito tutti quelli che hanno il desiderio di iscriversi e di venire con noi. Di partecipare. Allora, Don Vito, ci racconta un po' già qual è il tema di quest'anno? Il tema che il Vescovo di Tarbes-Lourdes ha voluto insieme al Rettore del Santuario è diviso in un triennio, e riguarda quello che la Madonna ha detto a Bernadette, la veggente di Lourdes: andate a dire ai sacerdoti che qui si costruisca una cappella e che si venga in processione. Allora, l'anno scorso era il primo di questo triennio, andate a dire ai sacerdoti, e quest'anno invece vedremo, dite che si costruisca qui una cappella. Questo è il tema ufficiale di quest'anno, a cui si aggiunge anche l'Unità Alsi. E il significato, quindi, che cosa ne dobbiamo comprendere? Il taglio che il Vescovo diocesano, il Monsignor Marangoni, vuole dare anche per noi dell'Unità Alsi e coloro che parteciperanno al pellegrinaggio è incentrato sul qui, e quindi un luogo che non è soltanto qui a Lourdes, ma è qui dove ognuno di noi vive, e che quindi l'esperienza che poi si vive a Lourdes, di chiesa, di ritrovo, di collaborazione, di donazione anche all'altro, sia un'esperienza che si traduce nella quotidianità, nel qui dove siamo, ecco, nella quindi nostra in parrocchia, diocesi, diciamo, nelle tante nostre parrocchie, certo, e quindi nella nostra diocesi, nella nostra chiesa diocesana. Ecco, coinvolgiamo adesso la Presidente Giuliana Sebastianelli per raccontare quindi a che punto siamo anche per l'organizzazione, diciamo, di questo appuntamento importante. Intanto io faccio vedere la locandina, ecco, di questo 50° pellegrinaggio. Allora, abbiamo predisposto 3 mezzi per raggiungere Lourdes: l'aereo, il pullman diretto e il pullman con sosta. Cioè, sosta vuol dire fermarsi in un hotel, cenare, dormire e ripartire la mattina dopo. Quello che io vorrei sottolineare è che tutti e 3 i mezzi arriveranno a Lourdes contemporaneamente, verso al mezzogiorno del giorno successivo alla partenza. Ecco, ricordiamo bene le date, Giuliana. Allora, in pullman attrezzati dal 3 al 9 settembre, sì, giusto? Mentre in aereo dal 4 all'8 settembre. Sì. Queste sono le date, ecco, da segnarsi nel calendario. Le iscrizioni, ci si può ancora iscrivere? Ci si può ancora iscrivere finché c'è posto a sufficienza. Chi organizza il viaggio dice anche che eventualmente si potrebbe
predisporre anche un secondo pullman se le iscrizioni fossero molte, ecco. Ecco, quindi facciamo vedere ancora un altro attimo, ecco la locandina. Grazie a Simone che ci segue in regia. Nella parte bassa della locandina, sotto la scritta Lourdes, troviamo anche proprio tutte le informazioni per quanto attiene le iscrizioni. Quindi le iscrizioni presso la segreteria che viene indicata. Eccoci, giro un attimo per leggere. Iscrizioni e informazioni presso la segreteria Unitalsi al centro Giovanni XXIII in piazza Piloni 11 a Belluno, telefonicamente o tramite la mail, e poi alla legatoria artigiana Feltrina di Cappellina Angela via Borgo Ruga. Anche qui abbiamo le informazioni, comunque con la locandina, forse anche in formato digitale, riusciamo a vederlo. E si diceva, sono già molte le persone comunque che hanno manifestato Sono già l'intenzione. molte, sicuramente sono finora 130, si presuppone che si possa arrivare a 160. E questo è un bel numero. Si partecipano le persone ammalate, ma poi anche tanti volontari, Tanti Presidente. volontari, barellieri, sorelle che aiutano i malati, i disabili nel trasporto verso le varie stazioni del pellegrinaggio verso la grotta soprattutto e anche provvedono alle loro necessità quotidiane, non so, in camera, durante il trasporto, Sì, eccetera. l'assistenza. Infatti è interessante ricordare, noi qui stiamo vedendo alcune immagini delle passate edizioni, come è organizzato un po', questo pellegrinaggio, cioè ci sono differenti momenti, giusto, Presidente? Ci sono differenti momenti, il clou naturalmente è la messa alla grotta e poi c'è la messa internazionale con tutti i pellegrini che vengono dalle diverse parti del mondo a Lourdes e poi importante è anche il flambeau, cioè diciamo, la processione notturna con candele accese e il rosario. Sì, dette da tutti, si parte da un certo luogo e tutti quanti arrivano al santuario. Ecco, su questo vogliamo aggiungere qualcosa, Don Vito, cioè dal punto di vista della spiritualità, insomma, sono esperienze molto toccanti, molto intense, giusto? Sì, perché ci vede partecipare insieme a altri gruppi linguistici, la maggioranza europei, però quel camminare insieme, stare insieme, sentire lingue diverse. Vedere ancora altri ammalati, vedere giovani che si mettono a servizio di chi ha bisogno, medici, religiosi, sacerdoti, vescovi, è un'esperienza di chiesa che ci fa bene perché ci fa vedere che tutti siamo in cammino e che nessuno viene lasciato indietro. E insomma, l'Unitalsi Belluno Feltre ha una lunga storia, 50 anni, insomma, sono importanti. Sì, ecco, qualche anno in più dei 50 perché come dicevo abbiamo dovuto anche interrompere l'esperienza nel recente passato, però ha visto sempre una larga partecipazione, ancora quando si andava col treno con le panche di legno, che era veramente un andare all'arrembaggio, perché era andare a Lourdes anche da qui. Con il treno che partiva a Belluno, molti lo rimpiangono, ma non abbiamo più né i numeri sufficienti per riempire un treno e quindi avere la possibilità di prenotare presso le ferrovie dello Stato un convoglio intero Certo, diventa impegnativo, e chiaro. poi la sicurezza stessa della linea ferroviaria purtroppo non ci permette un treno così lungo, che poi appunto è anche difficile da riempire, non è più come gli anni passati, fino a una ventina di anni fa, si arrivava anche a 600, 700, 800 partecipanti solo dalla nostra diocesi. Adesso, i numeri sono calati molto, però questo non impedisce che l'Unital si organizzi e dia la possibilità ogni anno di partecipare a chi lo desidera, sani, pellegrini, ammalati, di andare a Lourdes. Ecco, quando si ritorna, con che animo, ecco, si ritorna?
Certamente si torna stanchi fisicamente, ma con dentro una forza interiore di un'esperienza che poi ciascuno declina e porta con sé come ammalato, come pellegrino, chi ritorna da tanti anni, chi è la prima volta che va, è sempre qualcosa di speciale per ciascuno. E su questo, Giuliana, lei aveva raccolto una testimonianza significativa di recente, sì, vero? Di una partecipante. Allora, proprio l'altro giorno mi ha telefonato una signora che ha partecipato a moltissimi pellegrinaggi per tanti tanti anni e mi ha detto che aveva visto un'intervista fatta da lei di recente, e il commento suo, posso dirlo in dialetto come certo, ha parlato lei? Certo, ci capiamo, ecco. Sì, mi ha detto, te sei stata brava, però te sei desmentegata di dire una roba, che da Lourdes si torna con gli occhi illuminati perché dentro, nell'animo, c'è tanta luce. Questo mi è piaciuto molto. Certo, quindi insomma sì, per far capire, no, la grande emozione, sì, il calore, sì, quello sì, che può dare un'esperienza di questo tipo. E poi per l'Unità Il Sibelluno Feltre, Presidente, è anche comunque l'occasione di ritrovarsi, perché immagino certo, ci si senta come all'interno di una famiglia allargata. Sì, è vero, sono tanti pellegrini o personale che sono anni e anni che vengono, però anche le persone nuove si trovano in un clima di amicizia, in un clima proprio di unità, e questo è molto bello, si sente veramente. Ricordiamo ancora Don Vito che ci sarà il nostro Vescovo Marangoni presente. Sì, lui presiderà il nostro pellegrinaggio e quindi le celebrazioni nostre, diciamo, a Lourdes, e poi saremo insieme agli altri gruppi linguistici alla messa internazionale, alla processione eucaristica, alla processione mariana alla sera con le candele, e quindi lì è il santuario che sceglie chi presiede. È capitato anche ai nostri vescovi di presiedere la messa internazionale o di dare la benedizione alla fine del rosario alla sera o di portare il Santissimo Sacramento alla processione eucaristica. Quindi anche lì vedremo quest'anno a chi toccherà. Ecco, sicuramente insomma, una bella emozione. Allora noi per salutarci rivediamo ancora assieme la locandina, in modo che magari chi si fosse collegato in questo momento può avere le informazioni salienti. Quindi 50° pellegrinaggio diocesano 2023 con l'Unitalsi a Lourdes, in pullman attrezzati dal 3 al 9 settembre e in aereo dal 4 all'8 settembre. Le iscrizioni e le informazioni si possono effettuare presso la segreteria Unitalsi al centro Giovanni XXIII in piazza Piloni a Belluno, e vediamo riportati i numeri di telefono e anche l'indirizzo internet, oppure alla Legatoria Artigiana Feltrina di Cappellin Angela in via Borgo Ruga 6. Anche in questo caso ci sono tutti i contatti di riferimento. Abbiamo fatto quindi una veloce panoramica, naturalmente sul sito della Diocesi si possono trovare tutte queste informazioni. Io ringrazio tanto ancora i nostri ospiti, la Presidente Giuliana Sebastianelli e Don Vito De Vido, Assistente Spirituale dell'Unitalsi Belluno Feltre, per essere stato con noi. Grazie. Grazie a lei. Grazie. E a tutti quanti voi buona continuazione d'ascolto. Arrivederci.